studenti che hanno superato la fase provinciale e hanno affrontato le regionali comportandosi bene. Quindi anche lì è stato un ottimo risultato. Quindi una finale di stagione sempre più interessante. Sì, poi. Marco, momento importante per l'Olmo Ponte, dal momento che anche domenica i giovanissimi regionali hanno raggiunto la salvezza. Sì, diciamo di sì, siamo riusciti a trattenere i titoli allievi, quelli che avevamo già raggiunti, ma soprattutto, diciamo, l'ultima giornata è stata coronata da una convincente vittoria dei giovanissimi che praticamente si sono tolti dai guai, diciamo così. Quindi abbiamo mantenuto, un po' soffrendo, però abbiamo mantenuto la categoria. Tanto giocando un ottimo girone di ritorno. Assolutamente, assolutamente. Noi nel girone di ritorno abbiamo cercato di accomodare un pochino le cose, i ragazzi hanno risposto, ci hanno dato una mano anche il 2008 e l'allenatore ha fatto un bel lavoro, ma anche la società tutta insieme. Siamo riusciti a cogliere una salvezza che quest'anno sa quasi di vittoria del campionato, visto che la situazione si era un pochino ingarbugliata, d'altra parte non tutti gli anni sono uguali, però l'obiettivo minimo che era quello di rimanere nella categoria l'abbiamo raggiunto, quindi di questo siamo molto soddisfatti. Adesso bisogna sostenere però la Juniores de Luca Beoni. Certo, la Juniores in un campionato difficile come quell'Elite ce l'aveva quasi fatta, però purtroppo all'ultima giornata è incappata in alcune partite un pochino diverse e nei play-out. È anche vero che per ora sta comportandosi bene nelle prime partite fatte. Vediamo, dai, vediamo se si riesce a mantenere anche la categoria regionale che comunque rimarrebbe, ma magari anche quella Elite. È nelle corde della squadra che stanno allenandosi e giocando bene. Il piatto forte comunque arriva dalla scuola calcio, con il Sì, 2009 che sono. quest'anno nonostante emorragia che abbiamo avuto dovuta a nuove società, soprattutto l'Arezzo e via dicendo, ma anche di alcuni ragazzi interessanti nostri che sono andati a giocare a Empoli piuttosto che a Firenze, siamo riusciti a mettere su una buona squadra di esordienti che hanno superato la fase provinciale e hanno affrontato le regionali comportandosi bene. Quindi anche lì è stato un ottimo risultato. Quindi una finale di stagione sempre più interessante. Sì, poi dopo a questo punto ritorno un po' tra quelli grandi. Noi abbiamo i 2004 che sono arrivati secondi e quindi hanno acquisito il diritto a fare la fase regionale di questa categoria che è nata quest'anno per il fatto del Covid e per mettere insieme il 2004. E anche lì si sono comportati bene. Vediamo quello che faranno ora nella fase regionale. E poi alla fine c'è anche la prima categoria che. Zitta zitta con ragazzi giovani, 8 undicesimi della squadra sono ragazzi Certo. del vivaio, assolutamente sotto quota. Attualmente sono in piena bagarre per accedere ai playoff addirittura. Quindi, anche se non lo fanno, non succede niente perché hanno raggiunto una salvezza che era l'obiettivo che ci eravamo posti, data la giovane età della squadra. Che penso possa avere un futuro importante e che comunque anche quest'anno c'ha le ultime due partite e noi giocheremo, vediamo un po' quello che succede. Ecco, Un po' come, senza no, senza fare dramma, un po' come senza per me, ho Marco. detto ragazzi, voi avete fatto quello che dovevate fare e anche di più. A questo punto loro si devono divertire. Se poi viene fuori un risultato, direi clamoroso, che si arriva ai playoff e ci giochiamo ai playoff e facciamo quelle due partite in più e vediamo, dai. Vediamo quello che succede. Sì, vabbè, dai, ci sono delle squadre che potenzialmente, al di là che hanno investito molto più di noi, anche oggettivamente sono tecnicamente più preparate, più forti. Dove la cosa più importante, come hai, come dire, sottolineato prima, 8 ragazze del settore giovanile dell'Olmo Ponte in prima squadra, e questo vuol dire Sì, attaccamento assolutamente. Io sto alla maglia. parlando della squadra proprio che gioca in campo la domenica, quindi più le riserve, tutto quanto, più l'apporto degli juniores elite che di volta a volta è stato dato. Noi francamente puntiamo di arrivare, non dico ad avere tutti ex nostri giocatori, però insomma è chiaro che i giocatori del 2000 che sono andati là,
quelli del 2001 eccetera, piano piano diventano, non dico dei veterani, ma già dei giocatori navigati, e quindi possiamo continuare ad inserire ogni anno, che so, il prossimo anno inseriremo altri 2003, qualche 2004 forse, vediamo un po', ecco. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a voi.